Come promesso siamo in spiaggia, eccoci qua in questo beach wrestling per la prima volta in Sardegna. Allora, ne abbiamo parlato anche durante tutto l'arco di questo speciale, è una lotta un po' più particolare direi. Sì, questo tipo di lotta è entrata sempre nella tradizione delle lotte mondiali. Nel 2004 Rafael Martinetti, il presidente della Federazione Internazionale Lotte Riunite, ha fatto entrare questo sport, quindi quello della beach wrestling, nel programma internazionale, soprattutto per invogliare tutti i giovani, quindi tutti i ragazzini, ad iniziare uno sport, chiaramente uno sport diverso, e poi probabilmente dalla beach wrestling passare alla lotta olimpica. Innanzitutto le regole del beach wrestling sono abbastanza facili, praticamente chi va a terra, chi tocca con le ginocchia a terra perde un punto, chi esce dalla zona di quel diametro segnato, un diametro di 6 metri, perde un punto, ecco come in questo caso che certo, questo ragazzino certo. È uscito, che viene evidenziato con il colore rosso e quindi ha perso l'incontro e l'arbitro, ecco, si appresta ad alzare il braccio al vincitore, che viene contrassegnato con la fascia blu che vediamo all'altezza del ginocchio. Mi sembra anche molto divertente, voglio dire, gli atleti vedo che si divertono nel entrare all'interno del cerchio. Sì, praticamente ci divertiamo tutti, perché appunto essendo nuova, tra virgolette, coinvolge giovani, anziani, donne, coinvolge tutti, si divertono gli atleti, ci divertiamo pure noi perché dura poco. E non ci impegna, ecco, più di tanto, pur considerando che chiaramente gli arbitri sono arbitri internazionali della FIL, appunto della Federazione Internazionale, devono essere regolarmente tesserati. Ricordiamo che questo è uno speciale che comprende poi due giornate dedicate alla lotta libera, alla lotta greco-romana e naturalmente alla beach wrestling, quest'oggi qui dalla Pelosa, naturalmente di Stintino. Andiamo a fare la telecronaca. Sì, vediamo, quello evidenziato con la fascia rossa è un campione. Grazie. È un campione nazionale francese, Carp Fanel, è stato in nazionale francese, ha partecipato a campionati del mondo, a campionati europei, medagliato in entrambi i due casi. Ecco, vediamo che Carp, ecco, c'è un'indecisione nell'arbitraggio perché finisce, infatti ha confermato la touche, la schienata a Carpet Fanel. C'è con noi anche Enzo Pirodu. Enzo, prego, si sta divertendo, Presidente? Abbastanza, voglio dire, vista questa curiosità, come prima, sta prendendo un pochino tutti, ecco, veramente. Ecco, andiamo ancora all'interno del cerchio. Quindi uno dell'Iran e un albanese, due atleti di grande valore, quindi nella disciplina della lotta, ma non in questa che ancora è, diciamo così, agli arbori più che altro. Agli esordi. Esatto, sì. Ma Presidente, io approfitto mentre guardiamo questo match di parlare anche di questo beach wrestling, che potrebbe diventare un punto importante anche per la nostra isola. Certamente, quindi questo è, diciamo, un trampolino di lancio come nuova disciplina sportiva proposta in una località veramente, diciamo così, di alta densità turistica, se possiamo dire. Ecco. Io penso proprio che il prossimo anno lo riproporremo e la partecipazione sarà veramente più massiccia. Diciamo. Il prossimo anno sicuramente più spazio a... Ecco qua, fuori dal cerchio. Fuori dal cerchio, quindi qui è stato totalizzato un punto per il colore blu, che ha tirato un colpo portando l'avversario fuori dalla zona e quindi ha guadagnato un punto. Questo qui è un incontro abbastanza tirato, perché vediamo, finisce l'incontro perché il blu totalizza un altro punto, quindi finisce l'incontro in questo momento e l'arbitro si appresta a dichiarare il vincitore. Si parlava del beach wrestling, chissà che ai prossimi anni il presidente Pirodu si possa proporre questo mondo della lotta in spiaggia, magari anche a livelli alti, perché credo che la Sardegna meriti uno sport di questo tipo che evidenzia anche le nostre spiagge, è vero? Certo, allora così facendo, allora inserendo
anche questa, diciamo, di questa nuova disciplina, in un nuovo contesto, sempre in Sardegna, in una delle più belle spiagge della Sardegna, con una partecipazione per la prima quasi che vede circa 15 nazioni, mi pare che sia già tanto. Sono buone le prospettive, ripeto, per riproporlo il prossimo anno sicuramente. Intanto ancora lotta. Anche qui c'è un grande impegno, mi sembra. Sì, infatti il rosso conduce l'incontro per 1-0 sul lottatore rumeno evidenziato dalla fascia blu, e il lottatore rumeno in questo istante conquista un punto e quindi stanno 1-1. In questa occasione vorrei ricordare che si tratta del primo campionato italiano di beach wrestling e del primo torneo internazionale di beach wrestling che si disputa in tutti i territori italiani. Ed è da evidenziare che è la prima manifestazione a livello europeo che si svolge in una spiaggia, perché fino adesso sono stati allestiti campi in palazzetti. Ecco qui, il blu ha conquistato un altro punto e quindi niente, ha vinto l'incontro per 2-1. Siamo in compagnia di Marco Ticca, responsabile degli atleti del CONI, grandi giornate dedicate allo sport. Sì, è veramente una bellissima manifestazione, che ha la sua 11ª edizione, e il fatto di averla fatta qui a Stintino veramente ha regalato 2 giorni di mare e di sport, perché è importantissimo che ci sia questo connubio tra sport e turismo.